Mister, siamo alla vigilia della partita interna col Gravina. Il maltempo, secondo lei, condizionerà la gara? Che prato troverete domani al San Francesco? Ma il nostro rettangolo, il nostro terreno regge molto bene, per questo sarà forse, sicuramente la palla viaggerà molto più veloce, va bene per entrambe le squadre, come sarà per noi e anche per l'avversario. Per questo ci dobbiamo adattare a capire subito i rimbalzi, la velocità della palla e tanti altri aspetti. E come arriva la squadra a questo match? La preparazione è come è stato sempre, e questo. Sicuramente dobbiamo dare qualcosa in più rispetto alla partita precedente, sotto tanti aspetti, sotto aspetto mentale, fisico, tecnico, tattico, di maturità, di intensità, di lettura. Ecco, dobbiamo crescere sotto questo aspetto ancora. Lei ha avuto modo con il suo staff di vedere l'avversario di domani. Cosa teme di più del Gravina? Questa è una squadra un po' diversa dalle altre, una squadra che fa una buona fase di non possesso, restringe gli spazi e poi nella conquista cerca la profondità, ha una punta centrale che non dà riferimento, ha degli esterni che hanno gamba, hanno corsa, hanno qualità tecniche, è una squadra che attacca molto bene gli spazi e che mette in difficoltà, ha messo in difficoltà chiunque squadra che ha incontrato fino adesso. Ovviamente lei ha pensato alle contromisure che certamente non dirà a noi, però al limite questa Nocerina ha le giuste contromisure per confrontarsi con il Gravina. Ma noi dobbiamo, ho detto sempre, limitare la loro qualità, evidenziare alcuni spazi che concedono e là che dobbiamo essere bravi nelle letture. C'è questo tour de force, no? Già domenica c'è questa partita, domani, mercoledì c'è un'altra, domenica ancora un'altra. Questo tour de force, secondo lei, può essere il primo giro di boa di questa parte iniziale del campionato? A me non piace guardare oltre già mercoledì e domenica, per me interessa la partita domenica, esiste solo quella e basta. Le altre sono le conseguenze. Adesso in questo dobbiamo velocemente capire, velocemente agire in questa gara. Turnover, l'immagina, assolutamente no. Ma no, ma turnover, io dico sempre, è una questione di cultura e di mentalità nostra in Italia. In altre nazioni giocano pure 2 o 3 partite a settimana e non sono mai stanche, vanno sempre. E noi a volte pure una partita già siamo stanchi, gli altri ne giocano 2 o 3 e non sono mai stanchi. Che cosa vuol dire? Che deve cambiare un pochettino la predisposizione mentale nostra nell'affrontarla ed essere convinti di poterli superare. Un'ultima battuta, secondo lei, cosa manca alla sua Nocerina per essere competitiva al 100%? Ma la competitività si crea giorno per giorno. Io, come detto prima, posso immaginare questa squadra, però per immaginare questa squadra in futuro devi vivere di grande presente. Il passato, si lascia quello che abbiamo fatto, ma del passato sono punti di partenza per poter crescere. Il presente è stata la seduta di questa mattina, il presente è domani.